Campionato di eccellenza regionale. La Polisportiva Itili con il nuovo sponsor ufficiale Panificio Giano di Sassari ringrazia tutti gli sportivi intervenuti ad assistere all'incontro di calcio Itili Muravera. Una partita per gli amanti del bel calcio, gol, emozioni e risultato in bilico fino alla fine. Tra i tiri Muravera vincono i ragazzi di Marco Pires, ma gli applausi vanno anche ai giovani di Angelino Fiori, che vanno vicini a una storica rimonta. Gli acertini dell'Itili contro il belga brasiliano del Muravera. C'è un po' di Sud America nella sfida al Caria. L'allenatore del Muravera, Marco Pires, orfano di Pud, schiera un classico 4-4-2, procedua a rete per assistere il tandem Oliveira Peludo. Angelino Fiori risponde con un 4-4-1-1, romano a supporto di Canessini. L'Itili schiera Magliona, Valenti, Muroni, Emiliano Mura, Massimiliano Mura, Zicchi, Pedino, Pulina, Canessini, Romano e Soggiu. Il Muravera risponde con Cinus, Fiori, Cadeddu, Cadelano, Ferraro, Lantieri, Loiacono, Busanca, Piludu, Oliveira e Porceddu. Arbitro Addis di Olbia, assistito da Puzzo e Marella di Sassari. Pronti via, Itili prova subito a fare la partita con una manovra frizzante fatta di rapidi palleggi. Il primo tentativo è dell'argentino Romano che da lontano non inquadra la porta. Il Muravera passa al primo affondo, Oliveira smarca Porceddu che converge e lascia partire un tiro che non dà scampo a Maglione. Doccia fredda per i verdi di casa che erano partiti bene. I gialloblu dialogano bene in avanti, al termine di uno scambio in velocità, Pusanca mette i brividi al portiere locale. La squadra di Angelino Fiori non sta a guardare, dopo una discesa sulla destra, Pedino per poco non sorprende Cinus. Solita incursione di Porceddu, sponda di Piludu e ancora Pusanca impegna severamente il bravo Magliona. Dalla destra nasce il pareggio dell'Itili, l'estremo difensore ospite esce a vuoto e Canessini è lesto a depositare la palla in fondo al sacco. Primo centro di giornata per il prestante attaccante Gauccio. A metà tempo il Muravera si riporta in vantaggio grazie a uno spunto di Oliveira che serve Piludu. Assist per Lantieri che sotto misura non perdona, 2-1 per la vice capolista. Immediata la risposta dell'Itili, cross tagliato di Muroni e Soggiu non ci arriva per un pelo. Sulla fascia destra l'Itili costruisce l'area del pareggio, Pedino incontenibile e prova il diagonale. Sulla respinta del portiere, il tapin vincente di Canessini che vale il 2-2. Seconda gioia per l'attaccante argentino che va a raccogliere l'abbraccio dei giocatori in panchina. Angelino Fiori continua a spronare i suoi ragazzi. Nella ripresa la musica non cambia, le due squadre si affrontano a viso aperto. Oliveira si lamenta per il trattamento riservato lì dai difensori di casa. Cominciano i primi cambi. Alberto Mura entra al posto di Pedino. Le squadre si allungano e Muravera potrebbe colpire in contropiede con Porceddu che si presenta davanti al portiere ma non riesce a metterla dentro. Il gol è rinviato di qualche minuto, bella iniziativa di Loiacono che dalla destra pesca Piludu che non si fa pregare e infila la rete del vantaggio. Implacabile l'ex centravanti dell'Atletico Cagliari. Sul lancio dalle retrovie Porceddu riesce a scavalcare Maglione in uscita, ma l'arbitro annulla per fuorigioco su segnalazione dell'assistente di linea. Itili tenta la fortuna alla distanza, la palla esce di poco. Anche Mister Pires ricorre ai cambi, fuori l'ex nuorese Ferraro, dentro il promettente Bruscia.
Continua l'assalto dei verdi, Zora Soggiu semina nel panico nella difesa gialloblu, prima di servire Canessini che costringe Cinos alla respinta. Altra azione filtrante il Tirese, Romano serve Soggiu che spreca tutto da ottima posizione. Il Muravera è sempre in agguato, Oliveira si procura un calcio di rigore a contatto con Zichi. Il centrale Tirese becca anche la munizione. Dal dischetto l'ex bomber del Cagliari firma il 4-2 con la freddezza del fuoriclasse. Il cuore dei Liti batte ancora e su fuga di Alberto Mura, Canessini riaccende le speranze, siglando la sua personale tripletta. Soggiu ha ancora una palla invitante per acciuffare il pari, ma calcia malamente al termine di un'azione pregevole. Non fa meglio il numero 11 ospite Procedo, che in sospetto fuori gioco salta Maglione, sulla linea un difensore salva la porta. Finisce 4-2 per il Muravera, una partita meravigliosa, peccato per chi se l'è persa.